per invece avvicinarsi all'adozione di un mercato, di un sistema più vicino a un mercato concorrenziale. Questo sulla spinta, diciamo, del favore che da sempre l'Unione Europea ha mostrato verso l'economia di mercato come strumento, diciamo, come modello economico prevalente, e a cui la stessa Unione Europea, diciamo, sulla quale si è affondato se stessa in sostanza, e la concezione che aveva del mercato. Quindi progressivamente c'è stato un passaggio, un monopolio naturale è divenuto mercato. Vediamo, i principali interventi sono stati sicuramente la legge Galli, ma il codice dell'ambiente ha trattato importanti argomenti relativi al settore idrico. Minori, ecco, dalla crisi finanziaria del 2008 in poi c'è stata un'ulteriore spinta che potremmo definire liberistica, cioè un ulteriore trend verso l'assoggettamento del settore idrico. È molto in salute del Presidente Colle e della Vicepresidente Michela Consigli. Prima di lasciarvi ai colleghi Lunardini e della Santa che faranno la loro relazione, era appunto per tanto ringraziare l'Università e il Comune di Porta di Mani per aver organizzato questa importante assise. Allora, cos'è Gaia? Gaia è la società di gestione del servizio idrico integrato. Si dice che senza acqua non c'è vita, per cui mi rendo conto che Gaia gestisce un servizio estremamente importante. Gaia gestisce oltre 5.000 km di rete acquedottistica, 2.000 km di rete fognaria e 500 impianti di depurazione. Li gestisce sul territorio di 3 province, li gestisce per 45 comuni e per 450.000 abitanti. Varie cause. Una sicuramente è la sensibilità degli utenti agli incrementi tariffari e quindi a una riduzione dei consumi, ma può essere anche la situazione economica stagnante. Tra l'altro la popolazione residente rimane pressoché stabile negli anni. Nel grafico di destra vedete la stessa rappresentazione però per poli di gestione. Quelli che sono poi i benefici in termini di risparmi per le aziende e i benefici a livello ambientale, quindi il beneficio economico ma un corrispondente beneficio ambientale, in questo caso c'era scritto beneficio in termini di risparmio della risorsa idrica. Un esempio, l'acqua necessaria per raffreddare i motori viene rimessa in circa a cose di duratori che si stanno in città creando interi standard. Un importante progetto che Enel Green Power sta portando avanti che riguarda lo sviluppo di un approccio innovativo a un problema atavico che riguarda i bacini che accumulano dell'acqua, i bacini artificiali, che è quello della rimozione dei sedimenti. Questa è una tematica estremamente importante perché nella gestione dei bacini, dei serbatoi artificiali, una, forse la più problematica, più difficile da aggredire è proprio quella della rimozione dei sedimenti.